Se dovesse vincere al ballottaggio il centro-sinistra, 8 seggi andrebbero al PD, 3 alla lista Il Passo Possibile, 2 al Movimento Democratici e Progressisti Articolo 1 e 1 a ciascuna delle 5 liste Sicurezza Lavoro, Cambiamo Insieme, Territorio Collettivo, Abruzzo Civico, Democratici e Socialisti e Socialisti e Popolari. Se dovesse invece spuntarla il centrodestra, 7 seggi andrebbero a Forza Italia, 4 a Noi con Salvini, 3 a Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, 2 a Benvenuto Presente, L'Aquila Futura e 1 all'UDC. L'esito del ballottaggio determinerà anche la rappresentanza del Movimento a 5 Stelle della coalizione della Cimorone, felice comunque del risultato. Non era facile, visto che il centro-sinistra veniva da 10 anni di gestione del potere e il centrodestra si è ricompattato, a differenza di quello che era successo alle amministrative della tornata precedente del 2012, e in questa fase c'era anche un 5 Stelle che a livello nazionale è sicuramente cresciuto di molto in questi 5 anni, 5 anni fa di fatto non erano in Parlamento, per cui anche quella era una sfida. Essere arrivati prima del Movimento 5 Stelle è sicuramente un risultato importante. Ecco, voi avevate detto, come del resto lo aveva fatto l'Aquila Polis contro Fuoggi, che non vi sareste apparentati, c'è però una parte di sinistra, insomma, che è stata con voi, c'è possibilità di cambiare quest'idea, di ragionare, oppure sarete netti nelle vostre posizioni? No, assolutamente no, l'apparentamento non si fa. Restano fuori sicuramente Giancarlo Silveri di Riscatto Popolare, Claudia Pagliariccio di Casa Pound e Nicola Trifuoggi di L'Aquila Polis, deluso per l'andamento del voto. Deluso dal fatto di non essere riuscito a far passare questo messaggio di rinnovamento totale. Io ho sempre detto che qui il centro-sinistra e il centro-destra si equivalgono politicamente a livello sostanziale, perché alle spalle hanno gli stessi gruppi di potere economico.